Questo programma è offerto da Gentilezza e professionalità. Il bar ideale per la tua pausa caffè. Un momento per assaporare un ottimo caffè napoletano. Bar e coffee break, signori! Ma come? Stai zitta! L'accortezza nel servizio a tavola. Unico nella preparazione di gustosissime creme dalle composizioni artistiche. Ci trovi in via del Macello 22, Pompei. Interno, centro commerciale, La Cartiera. Ridere, bello bello! WineLivery.com, vini, birre, drink a casa tua subito, consegna in 30 minuti alla temperatura ideale, direttamente dal produttore, così risparmi. WineLivery.com. Un cordiale saluto, cari amici del canale YouTube della Chiesa del Wrestling. Rieccoci qua per i pronostici dello show in joint venture tra AEW e New Japan Pro Wrestling. Parliamo naturalmente di Forbidden Door 2023. Naturalmente non sono da solo, io sono Cassa. E con me, come sempre, c'è il buon Nick. Buona estate a tutti. E Cesare. Buona estate a tutti quanti. Allora, direi di casta di immergersi in questo pay-per-view, perché comunque sono successe tante cose a Dynamite anche, praticamente. Sì, esattamente. Nel senso, è stata completata la card di Forbidden Door nell'ultima puntata di Dynamite. E bisogna dire, abbiamo avuto delle novità molto interessanti. Abbiamo avuto addirittura CM Punk che è apparso nello show del mercoledì sera e nessuno se lo aspettava. Sì, erano anche a Chicago, quindi poteva starci secondo me il suo arrivo. Però allo stesso tempo l'Elite non c'era nell'arena perché l'Elite ha registrato i segmenti. C'è anche un ten man, tra l'altro, che è quello tra i BCC contro gli Elite e Eddie Kingston e Tomohiro Ishii. Quello può essere molto divertente, secondo me. Forse è un potenziale match della serata, o almeno. Qua ce ne sono veramente tanti che possono essere il match della serata o anche un match dell'anno. Guarda, ti dico, match serata se la gioca Okada contro Daniel Bryan, contro Bryan Danielson, e il match tra Omega e Ospreay, secondo me. Sì, sì, anch'io penso. Mamma mia, che match comunque, eh. Sì, può essere secondo me un ottimo evento, meglio di quello dell'anno scorso, com'è? Anche se, ripeto, per me la costruzione è stata fatta non perfetta su tutti i match, non è perfetta, secondo me. Diciamo che secondo me hanno puntato tanto su effetto dream match, scontri tra All Elite e New Japan Pro Wrestling, ma sulle storyline, insomma, le storyline ci hanno sono state messe un pochettino più da parte. Beh, quello sì. Diciamo che l'unica storyline che hanno costruito è quella di Osprey Omega, perché avevano già un precedente probabilmente in Japan. Sì, penso che quella infatti sia quella per cui ho maggior interesse. Quella è forse giusto il Black Bull Combat Club contro l'Elite, in certo senso. Sì, e anche il match di Jericho con Guevara e Minoru Suzuki contro lo Sting da Biani in un parte misterioso che scopriremo a Collision, praticamente. Che sia Kotibushi forse, ma vedremo, dai. Ma Kotibushi non penso. Kotibushi secondo me se lo giocano per l'altra faida, quella dell'Elite, perché avrebbe più senso per contrastare, sì, Takeshita, secondo me. Sì, è possibile. Anche perché comunque Kota è un caro vecchio amico di Kenny Omega, quindi staremo a vedere. Sì. No, volevo chiedervi un po' a tutti voi due, come ci arriviamo a Forbidden Door? A parte che Rampage e Collision dobbiamo ancora vederli, ma come ci arriviamo in questo momento? Come ci arriva l'IW? Parto da te, Cast. Ma più che altro hype dal punto di vista del lottato, perché dal punto di vista
della costruzione delle storyline, l'impressione che questo pay per view abbia scritto transizione in faccia, o meglio, è un evento che si basa principalmente sulla collaborazione tra All Elite Wrestling e New Japan Pro Wrestling, un evento che punta più che altro sui dream match che su evoluzioni di storyline vere e proprie, a parte alcuni casi isolati. L'impressione è quella, cioè si punterà moltissimo sul lottato e meno sulle storyline, anche se comunque ci sono dei match dove continuano diverse situazioni. Mi riferisco ad esempio al match col Blackpool Combat Club, Takeshi Taishota Umino contro l'Elite, Eddie Kingston e Tomohiro Ishii, dove c'è la faida tra il BCC e l'Elite al proprio interno. Però ti dico, l'impressione a tutti gli effetti è che puntino molto sul lottato da questo punto di vista, anche per aiutare un po' la New Japan, che punta principalmente sulle botte vere e proprie rispetto alle vere e proprie storyline. Quindi vedremo cosa succederà. C'è tanto hype per i Dream Match. Avremo il secondo capitolo di uno dei match più belli di questo 2023, ovvero sia Kenny Omega contro Will Ospreay. Avremo il Dream Match per antonomasia, ovvero sia Bryan Danielson contro Kazuchika Okada. Poi il resto, diciamo, da questo punto di vista, fa da sfondo a tutti gli effetti, a tutta la situazione. Sì, dovrebbe essere anche il main event, dicono, Okada contro Bryan Danielson. Sì, lo hanno detto Door. A fine commento ieri sera. Ha perfettamente senso. Che ha senso anche perché Forbidden Door, se io guardo la card, non prevedo dei cambi di titolo, almeno... Cioè, l'unico cambio di titolo che prevedo è quello del titolo New Japan degli Stati Uniti, perché il resto... Anche secondo me, rimane stabile. Perché, con tutto il rispetto, c'è Willie Nightingale che affronta Tony Storm... Ci sta come costruzione perché William Knight praticamente è andato a salvare Sky Blue, però col fatto che William Knight ha il titolo New Japan Women's Strong, credo che non gli danno un'altra cintura. Neanche io penso. Poi tra l'altro Tony Storm non è molto che ha vinto la cintura e William Nightingale c'ha più uno scritto proprio sopra, secondo me. Sì, William Knight credo che deve finire la rivalità, credo, in New Japan con Mercedes Moné quando tornerà dall'infortunio alla caviglia, praticamente, perché anche quello... bel punto di domanda, praticamente. No, sono. Sì, bisogna vedere quando torna, però. Sì, potrebbe tornare anche tra mesi e mesi. Sì, sono assolutamente d'accordo con Cast. Cioè, ci arriviamo a livello lottato, ci arriviamo abbastanza bene. Mi sembra un pay per view basato molto più sul lottato che a livello di costruzione. E se mettiamo a confronto la costruzione dell'anno scorso, quella dell'anno scorso è stata, secondo me, scandalosa a livello di costruzione, perché lì. A parte che ci sono stati tanti imprevisti, da CM Punk che si era fatto male, tra Adam Cole che nel match a 4 per titolo in New Japan si era preso una commozione cerebrale. E sì, sì, no, l'anno scorso è stato anche secondo me è stato fatto male il tutto. Poi c'è stata anche la sfiga, comunque. Sì, c'è stata la sfiga. Io ti dico, questo Forbidden Door mi è sembrato più un PPU, come per dire, ragazzi, non vi aspettate una grandissima costruzione sul resto del match, è semplicemente uno show per il show dei dream match, praticamente, perché comunque Okada contro Bryan Danielson è un dream match, ragazzi, cioè, discutiamo, sì, anche esatto. Omega Osprey l'abbiamo già visto a Western Kingdom, però in AEW non abbiamo mai visto questo match in arena AEW. Quindi, no, siamo davanti probabilmente a due potenziali match dell'anno, c'è poco da dire alla fine. Sì, due potenziali match dell'anno, e attenzione anche ai match inutili che ci sono match che sinceramente gridano sti cazzi, parlo dei match dello Women's Art Tournament, però li hanno messi anche per cercare di dare un po' d'hype a questo trofeo dedicato ad Women's Art, dove io credo questo trofeo servo, io spero lo usano per dare una title shot futura a chi vincerà questa cintura, cioè questa cintura, questo trofeo, che poi è una cintura praticamente, come abbiamo visto quella che è dell'anno scorso, dove l'hanno vinta Britt Baker e Adam Cole, praticamente. Qui poi analizzando poi il bracket che analizzeremo più avanti, ci faremo un'idea di chi potrebbe vincere, secondo me, questo torneo. Sì. A meno che non sia un torneo come il Dusty Rhodes Memorial, tipo che è una semplice coppa per il vincitore o qualcosa del genere, che poi alla fine comunque non è che ti dà obbligatoriamente la title shot. No.
quando Adam Cole vinse, mi sembra, quando Adam Cole vinse l'Owen Hart Tournament, un mese dopo andò contro Page, ma perse praticamente. Quindi usarono questa cosa per... Britt Baker mi sembra che quando vinse quel torneo fecero un cavolo, non la mandarono per la cintura. No. A parte che Britt Baker mi pare che andasse per la cintura indipendentemente dal torneo, quindi... Vabbè, quello ovvio, perché comunque è una veterana, è in capo spogliatoio, quindi è un po' la Charlotte Flair della dell'EW, solo che non vince titoli a go-go, grazie a Dio. Sì, beh, a parte che Charlotte ormai vince titoli a go-go solamente per fargli raggiungere il record del padre, quindi cioè ormai il suo personaggio è diventato quello che, della tizia che deve a fare lo stesso record del padre, il che la rende estremamente, estremamente piatta, detta proprio fuori dai denti. Ma posso chiedere una cosa a Cesare? Puoi mettere una tua foto avatar sul tuo cam, là sul tuo cerchietto là, se riesci a trovarla? Se riesco a trovarla sì, aspetta un po'. Ok. Intanto io direi di partire subito con la card cast, anche perché abbiamo tanti match di Forbidden Door. Sì, abbiamo ben 11 match, quindi immaginate quanto sarà lunga la card e soprattutto quanto sarà lungo l'evento. Partiamo dal match che è stato annunciato per la cosiddetta Zero Hour, ovvero sia l'incontro valido per il torneo dedicato alla memoria di Owen Hart, la versione femminile. Avremo il match tra Athena e Billy Starks. Ok, allora su questo match sinceramente, a parte che è un match da, dove chi non segue la Ring of Honor sanno che Athena sta dominando la divisione femminile della Ring of Honor, mantenendo la cintura mai da quasi 4-5 mesi. Detto ciò, la sto seguendo. Sì, niente di incredibile comunque. Detto ciò, io sono un po' deluso dal fatto che hanno messo dei match dell'Owen Hart Tournament a Forbidden Door dei match sti cazzi, perché anche match di CM Punk è un po' match sti cazzi, sinceramente, per quanto ci sia CM Punk contro, adesso mi ricordo il giapponese che Satoshi Kojima, sarebbe un veterano, però comunque sì, immagino che la maggior parte del pubblico americano non sappia chi sia. Quello è il mio problema, non so, il pubblico americano, vanno a Toronto in Canada, vorrei capire. Sì, il pubblico va bene del Nord America, facciamo più facile. Vabbè, sì. Più che altro, allora, io penso vinca Athena sto match, anche perché se guardiamo il bracket, Athena non vince il torneo perché ha già il titolo Ring of Honor. Willow Nightmare passerà il turno battendo Nyla Rose sabato contro... sabato a Collision. Anna Jay vincerà il match di Rampage, secondo me. No, Anna Jay secondo me perde contro Sky Blue, perché secondo me è in fase di push Sky Blue, quindi secondo me cioè la finale che prevedo è sicuramente Athena contro una tra Britt Baker e Sky Blue, secondo me. Non so voi, parto da te Cast. Allora, a giudicare dal bracket ho più o meno la tua stessa sensazione, anche perché chi vincerà tra Britt Baker e Ruby Soho poi verrà ostacolata nel turno successivo da quella che ha perso. Sky Blue potrebbe avere vita facile ed è comunque tra virgolette in rampa di lancio nell'ultimo periodo. Willow Nightingale contro Nyla Rose, vincerà la Nightingale. Athena contro Billy Starks, credo vinca Athena. In questo modo poi la Nightingale la fai perdere contro Athena per interferenza delle Outcast. Dall'altra parte, come ho detto prima, Sky Blue diventa la finalista di quella parte del tabellone, fai Sky Blue Athena. Nel caso ci metti dentro anche la storia di Athena con Kiera Hogan per la questione del titolo femminile della Ring of Honor che stanno trattando all'interno degli show della Ring of Honor, alla fine poi potresti anche far vincere Sky Blue arrivati a questo punto. Sì, di canadesi ne abbiamo qua in questo torneo, perché ricordiamo che la finale è nella città di Owen Hart, mi sembra di no. No, non credo. No, queste sono quasi tutte americane, se non sbaglio. Sì, perché Ruby Soho è americana, Britt Baker assolutamente americana, Anna Jay penso sia americana, dei Hill vogliono pushare. Sky Blue è di Chicago, Sky Blue di Chicago mi sembrano, è di cazzate. Sì, è di Chicago. Sky Blue, se non sbaglio, sì, nella Chicago. Prima puntata di Collision. Ti dirò, io la vedo un po' come la
potrebbe anche essere lei la favorita su questo punto, perché da quello che ho capito ci puntano veramente tanto su questa ragazza. A me un pochettino ricorda Cora Jade comunque. No, più brava a Sky Blue Cora Jade secondo me. Su Ring sì, probabilmente sia più brava. Invece Cora Jade devo dire che è migliorata molto nell'Extra Ring comunque. Sì, nell'Extra Ring no, no. Nell'Extra Ring non si discute di Cora Jade. E il problema è sul Ring che non mi dice nulla, cioè... Sì, perché se guardiamo... Su Ring effettivamente non è un fenomeno. No, su Ring è ancora mediocre, cioè deve trovare l'avversaria giusta per fare il bel match. L'unica che gli ha dato secondo me buon status a livello rotato è stata Roxanne Perez quando hanno fatto quel match, sì. Quel match senza squalifiche, poi tutti i match da 6. Interessante, Roxanne Perez è praticamente il suo opposto, cioè bravissimo su Ring ma nell'extra, Dio mio. Adesso ci stanno provando al microfono con questa faida con Blair Davenport, quantomeno dargli qualche caratteristica al microfono. Beh, poi la Davenport è molto brava effettivamente, cioè lei la vedo abbastanza completa come lottatrice e anche come entertainer. Pure io, diciamo, vabbè, è Lesbia Priestley, è fidanzata teoricamente di Will Ospreay, quindi, cioè... Sì, infatti me la ricordo, è stato anche un breve periodo in AEW tra l'altro. Sì, poi l'hanno cacciata via perché si è messa a litigare un po' con il backstage, ma quello è un altro... con una lottatrice femminile di... Gibbs, se non mi ricordo male. Hanno cacciato via anche l'altra, Sadie Gibbs, se ricordo bene. Si è ritirata proprio Sadie Gibbs. Okay. Abbiamo parlato nel podcast di settimana scorsa. Sì. Detto ciò, vabbè, comunque io sto torneo... livello di star power non è altissimo, però un torneo che secondo me ci regalerà sorprese, secondo me non vedremo brutti match, secondo me ci divertiremo. Cioè... Beh, oddio, star power in realtà se vogliamo c'è Britt Baker, comunque c'è Britt Baker, c'è Athena, cioè non è poi così male tutto sommato. Beh, ci sono c'è anche Willow Nightmare che si sta facendo una carriera in Giappone, comunque campionessa di Japan Strong. Mm-hmm. Cioè, rispetto all'anno scorso un miglioramento, perché l'anno scorso era proprio messo lì per dire sì, facciamolo per non creare polemiche con la parità dei sessi, quindi, secondo me. Sì, infatti. Che poi mi sono d'accordo. Che poi ti dico, se ci fosse stata Natalia in AEW, Natalia vinceva il primo anno del torneo Owen Hart, viva Natalia. Eh beh sì, alla fine comunque una parente, figuriamoci, di Owen Hart, se non sbaglio era tipo una nipote, qualcosa del genere. Sì, più o meno una nipote. Sì. Perché so che il papà di Natalia era sposato con un Hart, quindi è da lì è il tutto. Sì. Comunque la cosa sensata che hanno fatto è mettere i match in tutti i tre show, tipo Dynamite, Rampage, così dai anche la voglia magari di seguire Rampage a qualcuno che ne frega più niente. Sì, e Collision. Anche con l'Isle. Il problema secondo me però qua è che ci sono troppi show, cioè non è facile seguire tutto quanto. Sì, ma io con Rampage sai che faccio? Io guardo YouTube le cose interessanti di Rampage. Con l'Isle lo seguo in diretta, non sempre, quando c'è tempo me lo guardo il giorno dopo con l'Isle, perché almeno succede qualcosa con l'Isle, no? Rampage, sì. Cioè. Ti dico, è abbastanza interessante il fatto comunque che lui decida di non splittare praticamente in due roster distinti. Questa cosa qua, però, secondo me a lungo andare potrebbe anche rivoltarsi contro, perché c'è veramente un parco lottatori devastante. Sì, ma Cesare, ma se fai Raw contro SmackDown, c'è una roba Raw contro SmackDown, diventa un casino poi, un pochino, cioè. Gestire tutto, intendi? Beh, in effetti gestire, cioè. Io mi ricordo infatti nel 2004 che i pay-per-view di SmackDown comunque non erano niente di che. No, cioè veramente i pay-per-view di SmackDown del 2000, no, quelli del 2017. Ah, quelli del 2004. Vabbè, cioè, te lo ricordi The Great American Bash? Mamma mia. Ma quella è una merda. Io pensavo il secondo stint della Brand Extension, non il primo. No, il secondo stint era anche abbastanza interessante. Secondo me SmackDown era riuscito anche a cominciare bene. Dopo l'hanno spolpato purtroppo, però aveva cominciato bene. Sì. Vabbè, a parte queste cose, comunque io il match di Forbidden Door vince Athena. Gli altri abbiamo detto passa la Nightmare.
passa Sky Blue. Britt Baker potrebbe anche perdere per interferenza magari di Saraya, visto che sono in faida. Vabbè, la finale palese Sky Blue contro Tena, lì vediamo cosa vogliono fare e lì si capirà praticamente. Tu Cesare, di l'ultima e poi andiamo avanti. Sì, anche secondo me qui vince Tena, anche perché in tutta franchezza quell'altra non ho neanche la minima idea di chi sia, proprio lo dico fuori dai denti. Non so se ha combattuto NXT UK, penso di no, penso che abbia fatto qualche match a Dark, non so. Vado a fare un controllo veloce. Sì, sì. Billy Starks, no, mi sa che non è apparsa, forse NXT, no, non è apparsa neanche NXT UK. No, NXT no, NXT UK mi sembrava aveva fatto un match dove è stata squashata, ma adesso mi ricordo. Mi sembra che ci fosse stata una Billy là, però non era la stessa. Però comunque Sky Blue si era una jobber prima di diventare poi Sky Blue nei W, che mi ricordavo, sì, che jobbava spesso. Sì, sì, infatti. Però Sky Blue diciamo che si è fatta un po' una gavetta prima di arrivare a farsi un nome. Comunque sì, diciamo, è ancora comunque una medio bassa. Sì, non è ancora diventata top, però è sulla strada secondo me per diventarlo. Se vince il torneo può richiedere la title shot a Tony Storm. Sì, potrebbe essere anche una buona idea, magari per cominciare la sua piano piano la sua ascesa. Sì, per poi fare Starks, magic, scusate, così al... Billy Starks ha fatto più indie, ha fatto più MLW, poi è stata ingaggiata da AEW, quindi non c'è nessuna traccia sua per quanto riguarda WWE. Scusate, vi lascio parlare. Sì, sì. MLW, beh, dai, l'MLW di solito ha lanciato anche lottatori piuttosto capaci, quindi mi fido. Sì. Babbo, direi di andare avanti. Abbiamo detto che vince Athena il match di Forbidden Door. Passiamo al match valido per il titolo femminile AEW. Da una parte Tony Storm, dall'altra Willow Nightingale. Arriva subito la grafica, abbiate un attimo di pazienza. Sì. Allora, vabbè, questo è un match fatto per far anche lottare Tony Storm, visto che praticamente non aveva una grande faida. Tony Storm era in faida con Sky Blue e si sono resi conto che c'è Willow Nightingale, che è campionessa di Japan, e quindi hanno fatto collegamento ai AEW in Japan per fare questo match, secondo me. Detto ciò, io questo match l'ho già visto a Rampage, l'ho già visto in vari show dell'AEW. Ok, cioè, ma no, non mi suscita gran interesse. Secondo me il match sarà bello, però è un match talmente scontato che non mi dà l'interesse. Quindi ti dico, vince Tony Storm, chiudiamola qua. Cioè, il problema di questo Forbidden Door è che ci sono molti match che sai già che finirà con quel risultato. Che ci sta a livello sensato, però esatto. Poco interesse secondo me poi a quel esatto match. Poi non c'è chissà neanche che storia dietro, anzi la storia è praticamente nulla. Cioè sì, un match che potrebbe anche essere bello, però tutto sommato è scontatissimo. Io non vedo proprio Willow Nightingale la togliere il titolo a Tony Storm così. Cioè la TNA forse l'avrebbe fatta una roba del genere, ma l'AEW non ce la vedo a fare il cambio di titolo così. No, il titolo non lo cambia, perché a parte che il senso di questa storia è il fatto che Willow Nightingale è andato a salvare Sky Blue, sono amiche, e quindi si sono resi conto poi che Willow Nightingale ha il titolo New Japan Strong, quindi hanno detto ok, facciamo un 2 più 2 4 uguale 4, facciamo il match per il titolo AEW. Poi cosa strana è che non vedo di parte, cioè tipo il titolo, ci fosse solo il titolo IBGP è difeso, quello mondiale, perché nel New Japan non ci sono, è quello degli Stati Uniti, corretto, perché il resto il New Japan non si mette a difendere i titoli di coppia, anche no, perché infatti non abbia permesso con quelli che sono i campioni di coppia in questo momento. Sì, quindi c'è, cioè... Comunque io dico Tony Storm match durerà 5-10, durerà di più del match che ha fatto con Jamie Hayter di Double Nothing, e poi continueranno con Sky Blue che vincerà credo più avanti il torneo dell'Owen Hart Tournament, secondo me. Sì, sì, si può fare. Basta. Secondo me mantiene Tony Storm senza alcun problema. Può essere un buon match, un buon confronto tra la campionessa femminile AEW e quella che si è trovata per caso campionessa femminile di New Japan Strong, visto che in origine il titolo doveva andare
a Mercedes Moné, ma durante il match l'ex Sasha Banks ha subito l'infortunio e quindi avremo questo incontro e soprattutto abbiamo come campionessa Willow Nightingale. Alla luce anche di quanto visto nelle scorse settimane, qui potremmo avere un avanzamento di storyline, anche io penso 5-10 minuti, non mi stupirei in interferenze da parte delle Outcast. Sì, anche Sky Blue di mezzo, cioè, puoi fare di tutto, secondo me. Cesare? Sì, anche secondo me alla fine sarà un semplice più uno. In ogni caso comunque sarà un buon match, solo che sì, non vedo veramente, non mi sembra il momento di far perdere il titolo a Toni Storm e non contro Willow Nightingale. Per me potrebbe perderlo più avanti contro Sky Blue, o comunque vedremo. Eh sì, quello sì. Toni Storm è campionessa da un mese, quindi c'è anche un po' presto. Sì, infatti, fargli perdere la cintura così alla prima difesa seria mi sembrerebbe sbagliato, sinceramente. Specialmente contro una Nightingale che fondamentalmente non è pronta ancora per prendersi un titolo così importante. Sì, diciamo che la Nightingale l'hanno messa in quella posizione probabilmente perché ha vinto il titolo femminile della Strong. Esatto. Contro Mercedes, ma più che altro perché Mercedes si è infortunata, non perché lei avrebbe vinto. Normalmente penso che Mercedes sarebbe stata la prima campionessa. Sì, però penso, poi bisogna vedere se Mercedes avrebbe fatto il match di Forbidden Door. Esatto, diciamo che questa è stata una fortuna per Khan, perché comunque con la Monet dovevi trattare, la Nightingale invece ce l'hai già in casa. Sì, infatti. Sì. La Nightingale la vedi più in Ring of Honor che in IW, se guardi in show. Sì, si vede parecchio in show Ring of Honor, è vero. A squasciare poi gente, a battere gente... Il problema è che la Ring of Honor non credo che venga ancora considerata al momento, cioè gli show penso che li guardino un pochissimi, forse giusto gli eventi speciali, quelli li costruiscono abbastanza, ma gli show cioè, non vedo niente di eclatante. Invece adesso vi faccio una domanda. Cosa fareste per l'Inghilterra per Toni Storm? Sempre che Toni Storm ci arriva la campionessa, perché bisogna capire se ci sono degli speciali di mezzo. Cioè, cosa fareste fare per pompare il match femminile di cos'è, All In del 27 agosto? Parto da te, Cesare. Cioè, chi sceglieresti come avversaria per rendere ancora più speciale questo evento? Se devi andare in Inghilterra, ho paura che l'unica scelta sia Jamie Hayter, per forza di cose. Mi fai praticamente... Ok, dai, i medici, perché è infortunata Jamie, ti ricordiamo. Cioè, come è messa effettivamente? Ci sia qualcosa? No, ancora no, però credo abbia problemi alla spalla, quindi bisogna ancora capire un po'. Beh, se si riprende, però se vai in Inghilterra mi fai uno scontro tra l'idola di casa, l'inglese, contro l'australiana, penso che il pubblico andrebbe in delirio. Se poi però vince l'altro canto... Esatto. Magari si riprende la cintura, quindi io punterei su di lei, però se non si riprende non lo so, cioè voi chi scegliereste eventualmente? Guarda, io il problema è che c'hai un idolo di casa che potresti fare, ma il problema è che è nella stessa stable che Saraya, quello è il problema, cioè se no l'avevi fatto. E non credo proprio che o fai il triple, o fai il triple threat, metti Britt Baker di mezzo. Fatal 4-way. Anche qua, match a 4, puoi mettere Ruby Soho, puoi mettere... Sì, puoi fare anche così, effettivamente. In questo modo mi metti Saraya e Toni Storm. Cioè sì, puoi anche giocartela così, effettivamente. E di sicuro Saraya nel match, ciao. Gli inglesi vanno fuori di testa. Sì, sicuramente ci saranno i match, bisogna capire se... Il suo match sarà per il titolo o senza il titolo. Comunque io mi giocherei il titolo di mezzo per cercare anche di dare hype e pompare questo match, perché sennò avrebbe messo in secondo piano il titolo femminile se il match di Saraya è senza il titolo in paio. Sì, va detto che Saraya, sì, l'ex page da quant'è che non lotta davanti al suo pubblico, tanti anni se non sbaglio, quindi figuriamoci 2016 penso che non lotti, quello 2015 adesso mi ricordo. Pensate, sono passati 8 anni circa, quindi sì. Penso ad aprile 2016, perché l'ultima volta che è stato
che ha lottato, che l'ultima volta che ha fatto, non aveva lottato perché aveva fatto quel segmento con Charlotte, mi sembra, prima di Survivor Series. Sì, sì, no, che penso che effettivamente una roba del genere il pubblico vuole a tutti i costi, secondo me, rivedere Saraya. Sì, quello assolutamente sì. Oppure ti puoi giocare, se Tony Khan riuscirà a fare il colpaccio, riuscirà a fare il colpo di mercato, giocarti Tony Storm messe Desmone in Inghilterra, se riesce a fare il colpaccio. Cioè, bisogna anche vedere però se Mercedes si riprende per quel momento. Vabbè, lì ci sono 2 mesi, ce la può fare, siccome l'infortunio e la caviglia, ce la può fare in 2 mesi a riprendersi, sinceramente. Sì, là bisogna vedere più che altro anche se Tony Khan riesce a convincerla e metterla sotto contratto, perché comunque, vabbè, soldi, che soldi ce la fa. Non credo siano solo i soldi, forse anche un push, magari anche regno titolato, grandi rivalità, roba del genere. Vabbè, no, ecco, Tony Khan si è messo a 90 per CM Punk, tu pensi che non si metta a 90 per Mercedes Moné? Cioè? Sì, sì, lo farebbe sicuramente. Cioè, CM Punk gli ha dato praticamente le chiavi dello show di Collision. Cioè, sì. Mercedes Moné gli dà le chiavi della divisione femminile con Collision, che poi crea i sensi. A mio avviso comunque Collision deve essere stato fatto proprio in modo che Punk si prenda lo spot principale, in modo anche che non entri in contrasto con l'Elite. Ma mi sa che Andre Rane è già in contrasto, perché se in Punk al match a Forbidden Door, eppure l'Elite al match a Forbidden Door, per forza si incontreranno in backstage a Toronto. Ma si sono incontrati già questo mercoledì oppure no? No, credo che avessero registrato prima. Ah, ecco, ecco. E si sono salvati in corner. Sì, hanno registrato. Hanno registrato perché i segmenti dell'Elite erano registrati, quelli di Omega, Page e Ian Bass, mentre CM Punk era nell'arena. Comunque, secondo me hanno fatto un chiarimento, perché altrimenti. Questo non si sa ancora, perché il chiarimento credo vedremo domenica se l'avranno fatto. Comunque sono là. Perché ti dico, alla fine se non ci fosse stato il chiarimento, per me ci sarebbe stato un boicottaggio da parte di uno, da parte dell'altro. Invece il fatto comunque che CM Punk sia tornato normalmente, che poi sia apparso comunque a Dynamite, secondo me può darsi anche che abbiano appianato le divergenze. Io ho ancora i miei dubbi. Secondo me hanno trovato un accordo per lavorare insieme, perché parliamoci chiaro, una storia del genere può portare tanti tanti soldi. Sì, che poi alla fine non ho mai capito, nel senso, la questione anche di Adam Page, cioè se l'è presa con Punk perché esattamente? Per via della questione di Colt Cabana, che poi non si sa neanche se fosse. No, 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 non è, tutta non è un'altra storia quella. Credo perché sì, gli Hangman Page non ha, penso, il fatto che Hangman Page mi sembra non abbia scontato un consiglio di Punk, e Punk se l'è presa un po' anche in promo. Quello pre-Double Nothing ha detto devo stare lontano da te, dall'IW. Sì, devo allontanarti dall'IW, aveva detto. Diciamo. E lì è stato un po' shoot, un pochino shoot col promo. Sì, sì, l'ha preso parecchio shoot. E dice CM Punk, sì, CM Punk aveva detto anche in intervista che praticamente quel match di Double Nothing dell'anno scorso praticamente era un match dove aveva paura che gli volesse fare del male a Game Page, perché gli aveva anche rotto, mi sembra, un dente quel match. Che non me lo ricordavo, che gli aveva rotto un dente. A mio avviso forse il Page mi è un po' deluso sotto questo punto di vista, me l'aspettavo più professionale sinceramente, a parte che dall'altra parte c'è CM Punk che non sappiamo com'è Punk, quindi vabbè, il pan è una testa calda praticamente, devi o lo ami o lo odi, come ha detto lui nel promo, e non ammetterà mai gli errori che fa praticamente, perché lui è CM Punk e vuole sempre avere ragione. Sì, praticamente. Adesso vediamo un po' la situazione. Comunque abbiamo detto tutti Tony Storm, ragazzi, il match è scontatissimo, cioè, che te vogliamo dire. Andiamo avanti. Sì. Andiamo avanti, come abbiamo detto. Tony Storm manterrà la cintura, anche perché deve continuare questa storia di dominio. Devo uscire un secondo, torno subito. Vai, tranquillo. No, si va a sentare un attimo. Ok, no, stavo dicendo, anche perché devi continuare questa storia di dominio assoluto da parte delle Outcast. Willow Nightingale, diciamo, è un ostacolo, ma un ostacolo di transizione a tutti gli altri.
Sì, quello assolutamente sì. Andiamo avanti, andiamo al prossimo match. Match valido per il titolo International. Orange Cassidy difende la cintura dall'assalto di Daniel Garcia, dal Raw Pure Champion Katsuyori Shibata e dal campione televisivo mondiale della New Japan Zack Sabre Jr. Posso dire che sono contento che l'hanno messo a 4 e non nel match tra Cassidy e Zack Sabre Jr., che a me avrebbe fatto un po' schifo per lo stile lottato di Zack Sabre Jr., che non mi piace come lottatore, semplicemente. Meno non disputando un match da questo punto di vista. Posso comprendere il fatto che non ti sarebbe piaciuto un match uno contro uno, e giustamente per cercare di anche variare dal punto di vista del ring hanno messo dentro sia Shibata, forte del suo titolo da Raw Pure Champion, sia Garcia per fargli fare qualcosa. Sì, sul risultato non credo cambierà il risultato, perché io anche qui penso che questo titolo non cambi, perché Garcia è in faida con Shibata per il titolo Pure. Zack Sabre Jr. dopo questo match sparisce molto probabilmente, a meno che non vogliano fare soppressione che gli danno il titolo per girare nelle indie. Però io credo sia un più uno per Orange Cassidy di questo match, non vedo un cambio di titolo, cioè almeno di sorprese. Io penso che Cassidy mantenga, perché l'unico che può vincere questo titolo è Zack Sabre Jr., secondo me, perché Garcia è in faida con Shibata, credo andranno avanti in faida in Ring of Honor. Zack Sabre Jr. bisogna capire quanto può stare ancora in AEW e se può permettersi un regno breve da campione internazionale, però secondo me aspetteranno il momento, una data importante per togliere il titolo a Zack Cassidy, che potrebbe essere anche l'Inghilterra la data per fargli togliere quella cintura, perché sta facendo un regno abbastanza dominante Orange Cassidy e bisogna trovargli un avversario che è nel roster AEW e non nel roster New Japan. Quindi in questo momento di questi tre non ne vedo, mazza che casino, di questi tre non vedo nessuno come possibili favoriti, quindi vedo Cassidy vincitore e gli altri che sono più uno, secondo me. Non so te, Gast. Sì, secondo me manterrà Orange Cassidy per via delle faide incrociate che troviamo in questo match, un Orange Cassidy che approfitterà del caos all'interno del ring per mantenere la cintura a tutti gli effetti. Poi, come hai detto te, l'occasione migliore per finire questo lungo regno dominante da parte di Cassidy sarebbe l'Inghilterra, perché comunque sarebbe un palcoscenico molto importante, sarebbe il palcoscenico migliore per concludere un'era per quanto riguarda l'ex All Atlantic Championship, ora International. Quindi dico anch'io Orange Cassidy che mantiene. A mio avviso sarà un bel match, potrebbe durare sui 10 minuti, anche perché hai dei wrestler comunque molto tecnici che possono offrire una bella prestazione, oltre naturalmente a Orange Cassidy, che comunque nonostante la gimmick fa il suo. Quindi io dico Orange Cassidy che mantiene la cintura. Cesare, eccomi. Allora, in questo match effettivamente non so, perché visti i nomi un cambio di cintura non ci starebbe effettivamente male, però ma anche secondo me che si mantiene, magari si arriverà all'in e sarà in quel momento lì che perderà la cintura. Tra l'altro un regno niente male, se non sbaglio sono più di 240 giorni. Sì praticamente 240 giorni. Non so se Morano farlo arrivare a un anno da campione, ma penso di no. Non penso. Potrebbero farlo, però visto che Orange Cassidy è uno dei pupilli di Tony Khan, però poi rischi un po' di danneggiare un po' il roster se non mi togli la cintura. Quindi cioè, questo match secondo me sarà anche molto bello, può essere anche uno dei match che noi sottovalutiamo molto come match questo qui, però questo potrà essere molto 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 divertente. Sì, infatti alla fine comunque i partecipanti sono tutti wrestler di grande talento. Sì, assolutamente sì, sì. Sì, hanno anche stili parecchio diversi tra l'altro uno dall'altro. Sì, abbiamo Zack Sabre Jr. che è un wrestler tecnico, Orange Cassidy tecnico non è praticamente, più comic. Ben Garcia c'è Shibata che è praticamente uno stile giapponese, strong style.
Garcia più stile anche lui tecnico, qualche volta lui fa, anche se però è più bravo, dice, fa match meno tecniche rispetto a Zack Sabre Jr. secondo me. Poi c'è Orange Cassidy che è un flyer praticamente, anche se Cassidy ha sta gimmick qua particolare che può fare qualsiasi cosa secondo me. Sì, io penso che questo regno, quando lo finirà, servirà per dargli un trampolino per mandarlo magari per il titolo del mondo, forse. Sì, poi alla fine comunque Cassidy è over da morire, quindi... Sì, è over, è uno dei piti fatti, secondo me, insieme, insieme ad altre persone. Anzi, in tutta sincerità, se dovessi dire i quattro pilastri, mi verrebbe più in mente Orange Cassidy rispetto a un Jungle Boy, almeno secondo me. Ma bisogna capire quanti anni ha Orange Cassidy, credo che sia meno giovane degli altri quattro, sinceramente. Cioè, quello non l'hanno messo. Di 39 anni, è del 4 maggio 1984, sì, non penso che abbia una carriera lunghissima davanti a sé. Infatti per quel motivo che non l'hanno messo per i quattro pilastri, perché non è giovane, quindi... Vabbè, allora sì, in questo caso ha senso, infatti gli altri sono tutti poco più di ventenni. C'è l'età di Eli Knight, che si dica. Eli Knight ha 39 anni anche lui, 39-40. Infatti penso che Eli Knight, se non lo lanciano adesso, non lo lanceranno più in WWE. E lo lanceranno nel... no, mi dissocio, no, no. Ovviamente non dal burrone, ma lo lanceranno magari per i mid-card. Il titolo del mondo al momento non è lo materiale. Purtroppo no, in realtà diciamo che a me è sempre piaciuto, anche fino ai tempi della TNA, però... ho paura che non arriverà a quei livelli. Al massimo potrebbe stare nel mid-carding, comunque, magari in qualche regno come campione degli Stati Uniti o qualcosa del genere. Ma lui, se vince il Money in the Bank, secondo me incasso per i titoli degli Stati Uniti, visto che puoi fare in incasso per i titoli secondari da quest'anno, praticamente. È vero. Quindi, cioè... che avrebbe senso anche questa qua, perché rendi soprattutto il Money in the Bank, il fatto che è una valigetta dove puoi incassare con tutte le cinture singole, praticamente. Sì, forse un pochettino vai a svalutare il valore della valigetta, perché tu pensi è la valigetta, teoricamente dovrebbe andare solo per il titolo del mondo, però dai, tutto sommato. Hanno forse un po' copiato dallo stile, mi sembra, delle valigette della TNA, solo che lì c'era il licenziamento di mezzo. Là diciamo che era un po' come un terno all'otto, cioè ti poteva capitare una title shot importantissima, però ti poteva anche capitare il licenziamento, che poi tra l'altro, se non sbaglio, là ti licenziavano per davvero. Vabbè, sapessi quanti licenziamenti si è beccato Daniels con quella gimmick che aveva, che adesso non mi ricordo più qual era, che ho la memoria corta. Ma quella è quella di Bad Influence? No, Karen, praticamente Daniels fu licenziato con la valigetta e ritornò, tra virgolette, travestito da Carryman. Sì, Carryman, volevo dire. Carryman, che figata. Quel personaggio era qualcosa di veramente assurdo. Sì. Praticamente, Babbo, direi di Casta, vuoi dire la tua su questo match? No, l'ho già detto, per me mantiene Orange Cassidy. Poi spero in un bel match, sì. Perché comunque sono quattro atleti che sul ring ci sanno stare. Va bene, direi di andare avanti. Andiamo avanti con il torneo maschile dedicato alla memoria di Owen Hart, perché a Forbidden Door avremo il match tra CM Punk e Satoshi Kojima. Allora, qui c'è da fare un po' di analisi, perché qui è più incerto, secondo me, il torneo, perché da una parte c'hai CM Punk contro Satoshi Kojima, che penso vincerà CM Punk. Dall'altra parte c'hai Roderick Strong contro Samoa Joe, e qui penso vinca Samoa Joe. E poi c'hai poi il resto, parte di Ricky Starrs, c'hai vuoto, secondo me, perché Dustin Rhodes non ci crede nessuno che possa vincere questo torneo. Powerhouse Ops mi sembra sacrificabile per i T-Stars. Io la finale penso che sia, cioè, ci possono essere due le finali, CM Punk contro Powerhouse Ops o Samoa Joe contro Ricky Starrs, o potrebbero anche fare CM Punk contro Ricky Starrs face contro face, però CM Punk che jobba a Ricky Starrs non ci crede nessuno, però a meno che CM Punk non torni proprio in questo torneo, nella finale di questo torneo. Ma cazzo, povero Ricky Starrs, quanti inculate si è beccato, povero Cristo, cioè, dopo Jericho sarebbe l'ennesimo.
anche se non ce lo vedo tanto Ricky Starks a riuscire a sconfiggere CM Punk. Comunque, no, potrebbe anche sconfiggersi, sì, potrebbe anche sconfiggerlo, ma anche perché converrebbe più a Ricky Starks questa vittoria che a CM Punk, sinceramente. In tutta sincerità, faccio molta fatica a vedere un CM Punk sconfitto in questo torneo, nel senso, me lo fai tornare dopo praticamente un anno e vuoi rimetterlo al top, secondo me la vedo difficile che perda questo torneo, a meno che certo non ci siano delle interferenze magari da parte di qualcuno. Sì, ma qualcuno, con tutto rispetto, CM Punk questa cintura, cioè, ci sta a cavoli a merende, cioè una cintura del, cioè, conta per quel che conta, la cintura di nove nat, cioè. Sì, diciamo di sì, più che altro CM Punk lo vedo in altre situazioni, anzi, visto che effettivamente lui non ha mai perso il titolo del mondo, non mi stupirebbe di vederlo magari le prossime settimane già contro MJF. Ah, sai che potrebbero anche farlo in Inghilterra sto match, dove lì però MJF deve vincere e deve zittire CM Punk. Ma assolutamente, anche perché comunque CM Punk il feudo contro MJF l'ha vinto, quindi ci starebbe la rivincita. L'ha vinto in maniera anche sporca, perché è arrivato Wardlow a serrargli il culo, fargli perdere il match, per quanto stava anche vincendo sporco praticamente MJF in quel match del Doc Collar match, qualcosa match che vi consiglio di vedere praticamente, ma è il miglior Doc Collar match. Infatti penso che stavolta Maxwell vincerà a sto punto, il cattivissimo Maxwell. Ma deve vincere, perché sennò, cavolo, lo seppellisci se vince. Ma seppellisci no, però lo ridimensioni se perde contro CM Punk. No, anche perché sta facendo un regno che secondo me adesso sta migliorando. Comunque, tutto sommato. Forse la rivalità contro dei quattro pilastri, tutto il resto. Adesso lo vedo un po' meglio. Lo vedo meglio il regno. Adesso stanno facendo, io sta facendo, sta farà tech team con Adam Cole per il torneo di coppia. Voglio vedere se hanno coraggio di fare vincere i titoli di coppia. Questo non lo so, cioè, speriamo di no, ovviamente. Mi sembra tanto una mossa da WWE quella di fargli vincere i titoli di coppia. Non so se l'AEW arriverebbe a questa scelta qua. Sarebbe un po' a cazzo, però sinceramente non vorrei che vogliono fare sta cosa, perché non sanno che vogliono arrivare a All In per fare MJF contro Adam Cole in Inghilterra, e quindi stanno tirando il manico facendo sta cosa, il ciullo nel manico. Più che altro io non ce le vedrei tanto gli FTR a perdere le cinture proprio contro di loro. Cioè, stiamo parlando comunque degli FTR. Più che altro chi fa perdere gli FTR? Gli FTR non sono, sinceramente, a disegno di coppia non è che ha tantissima gente da fargli perdere. Cioè, ce ne ha gente, però in questo momento non saprei chi dargli la cintura per fargli togliere gli FTR. A parte forse qualcuno del Blackpool Combat Club, forse. Cioè, non lo so, a meno che non mi fai l'ennesimo tag team con il buon Claudio Castagnoli assieme a Will Ryuta, magari. Cioè, magari mi fai una cosa del genere. Puoi fare anche un Brian Danielson in coppia con Mosley, anche a farlo. Sì, anche se a sto punto vedo più facile che sia quasi Will Ryuta a sto punto, visto che ci puntano tanto su quel ragazzo. Sì, quello sì. Vabbè, comunque qua nel tabellone abbiamo visto CM Punk domenica vince secondo me contro Satoshi Kojima. Match credo che sarà normalissimo, perché CM Punk, cioè, non ha una certa età, ha i suoi limiti, quindi non mi aspetto un grande match. Sugli altri, ha 52 anni, quindi sì, 52 anni. Poi sugli altri match, cioè, è palese che le semifinali sono già scritte, perché la semifinale sarà CM Punk Samoa Joe, che quello sarà un match, un dream match, cioè un dream match, l'abbiamo già visto, sarà un reveal del match in Ring of Honor. Sì, ritornati al 2005 sostanzialmente, comunque. Sì, e dall'altra parte Ricky Starks contro Paolo Sobos, perché penso che Ricky Starks in semifinale ci arriva almeno. Anche perché ha bisogno di un push, povero Cristo, cioè, è finito un po' negli sti cazzi con questa faida col Bullet Club Gold, che l'ha un po' ridimensionato. Sono d'accordo. Quindi, cioè, per quello dico, deve vincere lui, perché se non vince lui, cioè, CM Punk cosa ci fa della cintura, sinceramente? Cioè, ci pulisce il culo, avrebbe da dire. Sostanzialmente sì, CM Punk non avrebbe davvero bisogno di alcun riconoscimento del genere, perché comunque
cioè è CM Punk, mentre sì, invece un Ricky Starks avrebbe prestigio vincendo questo torneo. Cioè, quindi per quello dico, forse CM Punk in semifinale ci arriva e non dico che va in, magari perde la semifinale con Joe, perché magari interferenza qualcuno che inizia la faida con Punk, cioè, vediamo un po' come si evolveranno lo show, perché comunque bisogna capire se CM Punk farà solo la faida con Joe o avrà faida con più altre persone. Comunque a Collision questo sabato avrà il match, l'ennesimo 8 man tag team match con gli FTR e l'altro stronzo che non mi ricordo più, contro il Bullet Club Gold e i Guns praticamente. Quindi cioè Bullet Club Gold, sinceramente non dico che mi aspettassi che Jay White andasse già per la cintura massima, però lo so, vedremo. Sì, è un po' nel mid card in questo momento il Bullet Club Gold, segno che finché c'è NJF per titolo del mondo, loro la cintura la vedono col binocolo, finché c'è NJF campione. No, ma ci sta anche tutto sommato che MJF abbia il suo momento comunque con il titolo. Poi l'altra cintura e ce l'ha un altro heel, quindi cioè, posso andare neanche per quello. Luchasaurus. Sì. Poi niente. Vabbè, comunque io dico, se per il match di Forbidden Door dico CM Punk. Tu, Cesare, ti dici? Vado con CM Punk, sì. Casta? Ma ti dico, vincerà CM Punk sicuramente il match contro Kojima e potrebbe vincere il torneo per mandarlo poi in rampa di lancio contro MJF. Non mi stupirei, anche alla luce di quanto abbiamo visto questa settimana a Dynamite, che non mi stupirei che la finale potrebbe essere CM Punk contro Juice Robinson. Mamma mia, che finale. Cioè, ci starebbe a livello di storyline, però sarebbe una la butto lì, cioè, perché comunque boh, mandare nuovamente Starks a jobbare non vorrei, a sto punto lo fai perdere sporco per interferenza del Bullet Club Gold. Lo so, però sarebbe l'ennesima sconfitta per interferenza, povero Cristo, ma però, lo so, però avrebbe senso per la storia, avrebbe senso, quello sì. Boh, vediamo, cioè bisogna anche capire quando fa questo match con NJF, perché tutti dicono potrebbero farlo in Inghilterra. Cioè, che avrebbe anche senso, perché la faida con Adam Cole e MJF non è ancora finita, cioè bisogna vedere quanto la tirano avanti, e col fatto che adesso andranno in coppia perché gliene imposti Tony Khan, voglio vedere quanto la tirano questa cosa. Cioè, so voi. Beh, vedremo. Comunque, certo è che la cosa non tanto sta roba, boh, vedremo. Sì. Andiamo avanti, direi. Andiamo avanti e passiamo al 10-man tag team match. Da una parte il Blackpool Combat Club assieme a Konosuke Takeshita e Shota Umino, che quindi si riunisce col suo vecchio maestro John Moxley, contro l'Elite, Eddie Kingston e Tomohiro Ishii. Sì. Allora, qui la storyline è la continuazione di storyline con l'Elite, solo che hanno messo in mezzo di un giapponese e uno della Ring of Honor come di Kingston. C'è anche ha senso comunque il ritorno dei Kingston in W, perché in fight con Castagnoli per il titolo Ring of Honor e aveva pure perso quel match di Death of Dishonor, e mi spiego, hanno fatto anche un po' nel cenno il fatto che di Kingston cercava in tutti i modi di cercare di far splittare Mosley dal Black Combat Club, ma ovvio che non sarebbe successo, anche perché è appena iniziata sta alleanza, quindi non ha più senso. Sì, no, infatti anche io non ce lo vedo proprio il BCC a sciogliersi adesso, proprio adesso che è diventato più avanti il... magari più avanti. Molto più avanti succederà. Più che altro, allora, sto match sinceramente a me cioè, è un match che a livello 8 sarà molto bello, però sinceramente non me ne frega niente. Cioè, non perché mi fa schifo, ma perché sinceramente è un match in transizione, perché il vero match, quello tra l'Elite e Black Polo Club, lo vedremo molto probabilmente, credo fra uno o due mesi in Inghilterra, oppure addirittura nello speciale dove faranno i War Games, perché credo lì bisognerà chiuderci. Io sinceramente sto match non me ne frega niente, non perché mi fa schifo, ma no, più che altro sai che l'hanno tirata anche avanti tanto comunque con match tra le varie fazioni, in realtà. Sì, sembra un po' l'ennesimo match tra le fazioni, questo qua, tra queste due fazioni più che altro.
Sì, poi manca sempre Omega in questo match. Omega non c'era nel match di mercoledì. In questo non c'è nemmeno. Non c'è nemmeno anche in questo, perché vabbè, perché c'è il match con Osprey. C'è. Sì, manca anche Danielson, se per quello che è il match con Okada. Quindi sì, il fatto che manchino i leader sostanzialmente del BCC e dell'Elite dice molto. È semplicemente un match stato fatto per dire, per non lasciarli fuori da pay per view, secondo me. Sì, anche secondo me. Poi tra l'altro metti in mezzo comunque anche degli atleti giapponesi come ad esempio Umino e Tomohiro Ishii, che va bene. Sì, sì, diciamo che anche per pubblicizzare il pay per view probabilmente. Sì, per pubblicizzare il pay per view. Poi sulla vittoria... Tomohiro Ishii sembra palese quello che si prende il pin, secondo me vincono lì questo match. Non lo so, perché ora come ora mi sembra che BCC abbia vinto sempre, quindi magari ci sta che i face. No, ma ha vinto mercoledì dell'Elite mercoledì. Ah, giusto. No, ma non questo mercoledì, lo scorso, dico. Giusto, hai ragione. Quindi sono a 1-1, fanno 2-1 e poi fanno il match risolutorio a. Vediamo se ci saranno speciali di mezzo, perché comunque hai da Forbidden Door a All Out, hai praticamente, no, All Out, All In, hai 3 mesi praticamente, quindi devi per forza mettere uno speciale. Sì, mi basta più che altro che non venga schienato il povero Kingston, che poveraccio, cioè in grandi match lì sembra che li perda quasi sempre. C'è una io ho detto che schienano Ishii qua, secondo me. Che poi io di Kingston ce l'avrei visto bene come campione Ring of Honor. Probabilmente se non si fosse rotto, ti ho detto, c'è una sfiga con l'uomo che è allucinante. Ma magari lo vince il titolo Ring of Honor al prossimo speciale, sì. Per il Ring of Honor. Cioè, sono a New York nel prossimo speciale. Perché se sono a New York. No. Non lo so, perché non so quando è il prossimo speciale, ma dovrebbe essere a New York. Perché se sono a New York, Eddie Kingston gioca in casa. Cioè, sarebbe il posto migliore per fargli vincere il titolo. Perché al momento non si sa il prossimo preview della Ring of Honor. Cioè, non so se qual è. No, non è Death by Dishonored. Perché no. Appena fatto, se non sbaglio. No, scusa, era Supercar Ronno quello che avevano fatto. Ah, ok. No, perché pensavo che fosse. Non si sa un cazzo, non si sa niente per qual è il prossimo preview da quello. Leggo dalle notizie. Allora, Supercar Ronno, cosa qua. Aspetta, forse si sa. Dovrebbe essere Death Before Dishonored. 21 luglio del 2023. Trenton, New Jersey. Sì, al momento non si sa la card, comunque. Semplicemente sì, guardate gli show della Ring of Honor, capirete qual è la card. Certo. Sì, infatti. E vabbè, lasciamo stare. Se avete il coraggio di vedere gli show della Ring of Honor, perché hanno ogni settimana quella decina di match, di cui 7 o 8 sono squash. Sì. Mamma mia. Cioè, durano 2 ore gli show, mi sembra. Anche di più. Perché sono su Honor Club, quindi... Secondo la loro teoria possono fare il cavolo che vogliono. Cioè, se questa è la rinascita della Ring of Honor, un grosso ma. Semplicemente io avrei, se voi devi rifare gli show della Ring of Honor stile NXT col network, lo fai di un'ora, non lo fai di 2 ore, sinceramente. Poi ti rompi le palle a vedere 2 ore di show. Cioè, vi ricordavate che NXT prima di andare su USA era sul network? Sì. Erano degli show buoni, ottimi, anche perché erano registrati, ma a parte quello, quantomeno però la registrazione tappava gli scelte di booking indiscutibili di NXT, per dirti. Vabbè, io dico gli Hill vincono Black Combat Club, Shuto Inuma e Takeshita, anche perché Takeshita ha il suo primo match con questa stable e fanno perdere sempre un po' da cretini. Non so, Cesare si vede come vincitore qua. Non so se può darsi che a sto punto vincano effettivamente gli Hill. Basta. Ma ti dico, può vincere il Blackpool Combat Club, però lo schienato è uno tra Ishii e Kingston. Credo più Ishii, visto che Kingston potrebbe avere un ulteriore shot al titolo Ring of Honor detenuto da Cassagnoli. Quindi dico Blackpool Combat Club, e poi l'Elite si prende la sua rivincita una volta per tutte quando ritornano nei ranghi sia Omega sia quello che molto probabilmente potrebbe essere un debuttante all'interno dell'AEW, ovvero sia Cody Bushi. Sì.
e speriamo debutti anche, perché dove metterli in mezzo in questa storia entra l'Elite e Black Combat Club, che sta andando avanti quasi da 2 mesi. Andiamo avanti, passiamo al Six Man Tag Team Match. I Suzuki Gods, ovvero sia Chris Jericho, Sammy Guevara e Minoru Suzuki contro Singh, Darby Allin e un atleta che deve essere ancora determinato. La domanda è: qual è l'atleta? Cioè, lo sappiamo sabato a Collision praticamente, esatto, questo atleta. Quindi, io non lo so sinceramente. Beh, se non si fosse ritirato, non avesse preso l'Hall of Fame, avrei detto The Great Muta, ma però si è ritirato effettivamente. Si è ritirato, ha fatto lo show di ritiro. Perché altrimenti anch'io avrei detto The Great Muta, anche perché lui e Sting sono vecchi amici. Cioè, non vorrei che mettono Sabu a cazzo nel team. Sabu. Cioè, è che Sabu, più che altro, cioè, sa ancora stare sul ring, sinceramente. Diciamo che qualcosina la può fare, ma cioè, se questo match puoi limitarlo tantissimo se lo fa. Anch'io penso. Beh, oddio, Sabu. Ma sai che potrebbe... Nah, non so. Ma Sabu ha avuto faida con Chris Jericho un mese fa, cioè avrebbe anche senso. Sì, sì, no, avrebbe senso per quello, però non so, lo vedo tanto morto. Cioè, perché, non so, perché poi non saprei chi prende da New Japan e mettere con Sting e Darby Allin. Cioè, in effetti, a parte appunto Muto, cioè, il grande Muto, cioè The Great Muto, non so. Cioè, non vedo tante cose. Sto notando, sono, comunque. Vai. Sono riusciti, secondo me, a creare interesse, perché non ho la più pallida idea di chi. Vabbè, lo scoprirai sabato. Venire. Va bene, dai. Ci vedremo sabato. Sabato a Collision, anche per farti incollare allo show, ti diranno chi è. Poi magari è un cialtrone e dirai: ma va a cagare, che cazzo è sto qui? Cioè. Beh, guarda, potrebbe anche effettivamente andare così. Però voglio sperare che non sia un cialtrone comunque, perché cazzo, in sto match ci sono comunque dei grandi nomi, quindi non penso che metteranno di mezzo un cialtrone. Quello sì, quello sicuro. Diciamo che questo, se Michael Percy Plans si lamentava dei match di coppia, qui nei AEW ce ne sono stati, in questo PV ce ne sono tantissimi, cioè porca miseria, siamo record. Comunque io ancora ci sono rimasto male che non c'è andato Kenta contro CM Punk. Perché al di là di tutto così, ma sì, sarà anche un grande atleta, però io volevo vedere lo scontro tra. Sì, ma non aveva, cioè, però doveva avere una costruzione, cioè fallo così annunciando la cazzo senza senso, cioè, meglio che sì, non abbia. Può darsi. Può darsi, però sai, lo scontro tra GTS, penso che sia anche quello sarebbe stato un dream match. Magari se lo tengono il prossimo anno, cioè, perché poi rischi che Forbidden Door non hai più dream match se fai tutti sì. I dream match che devi fare, cioè. Poi per carità, né CM Punk né Kenta ormai sono più quelli di una volta, quindi può darsi anche che il match verrebbe fuori uno schifo. Lì non è il problema di Kenta, un po' CM Punk che ormai c'è una certa età, cioè, non è... sì. Se va bene farà altri 2-3 anni sul ring e poi fa i suoi cazzi, prende i suoi soldini e sta, cioè. Sì. Poi considera anche che è rimasto fermo per così tanto tempo, si è infortunato. Dubito che Punk comunque riuscirà a combattere ad alti livelli per tanto tempo. Sì. Vabbè, tornando al match, se io ho detto vittoria dell'Hill nel Six Man tra Blackpool Combat Club e l'Elite, qui dico i face, perché se devi mettere un po' di semini dello split tra Jericho e Sammy Guevara, devi farli perdere secondo me questo match. Quindi vincono, yes. Secondo me, Jericho, sì, buonanotte, vincono Sting, Darby Allin nel pattern misterioso, qualsiasi sia. Praticamente Casta? Guarda, ti dico, secondo me vincerà il Team Face, anche perché stai costruendo questi attriti tra Sammy Guevara e Chris Jericho, ecco, puoi continuarli anche all'interno di questo incontro, quindi secondo me vinceranno i Face, non solo per via della sorpresa, ma per via dei problemi tra i due membri della Jericho Appreciation Society. Cesare? Sono d'accordo anch'io, infatti visti i problemi appunto che ci sono tra Jericho e Guevara, il match lo vinceranno i face, con molta probabilità questo potrebbe anche essere l'inizio dello split tra i due. Sì, anche perché hanno già l'hanno accennato praticamente, e anche Darby Allin mi ha suggerito di splittare, che
se vuole, diciamo, andare nei ranghi alti e non essere più lo schiavo soprattutto di Jericho, che ormai da 2 anni che sono assieme, loro due, anche di più, penso anche 3. Cioè, da quando è nata lei Dabby che Sammy Guevara lo scagnozzo di Jericho. Alla fine dell'Inner Circle non pensavo... Sì, sostanzialmente sì, è stato così nell'Inner Circle, è stato così anche nella Jericho Appreciation Society, adesso deve cambiare, secondo me, qualcosa. Se Sammy Guevara vuole diventare un top player, si deve sganciare. Sì. Allora, andiamo avanti, andare avanti al prossimo match. Io metterei assieme questi due match. Allora, vi spieghiamo, stiamo registrando di giovedì, però è stato annunciato a Rampage durante le registrazioni un ulteriore incontro, ovvero sia Adam Cole contro Tom Lawlor. Potete vedere qui la foto. Avrebbe da dire chi cazzo è, però. Allora, Tom Lawlor è un ex atleta UFC, fa anche molti podcast per il Wrestling Observer, atleta che comunque è abbastanza famoso all'interno non solo dell'MMA, ma anche nel wrestling, è stato in passato anche campione MLW. Posso dire che questo match non me ne frega niente, cioè, veramente costruito perché Adam Cole deve combattere a Forbidden Door, questo è ancora più costruito a forza sto match. Se non sbaglio, poi tra l'altro questo Tom Lawlor è stato il primo a vincere il titolo Strong Openweight. Sì, esatto. Il campione inaugurale ha fatto anche un record, un legno da record, quindi potrebbe anche essere un buon atleta da quello che ho sentito, anche ex arti marziali miste, come ha detto Casta. Potrebbe anche diventare un match sorprendente questo, anche se me ne frega un cazzo perché costruzione zero comunque. Cioè, costruzione fatta a Rampage perché bisogna far fare match ad Adam Cole, cioè, potevamo farne a meno di sto match, perché cioè il rischio di che questo Forbidden Door veramente vada a lungo a livelli dei vecchi PPV dei W che facevano l'anno scorso, che finivano le 7 di mattina, cioè, che sono troppi match. Beh, fidati che potrebbe finire alle 7 di mattina anche questo, visto tutti i match che ci sono nella card. Io spero che tagliano qualcosa, perché sennò cazzo veramente rischiamo di finire. Grazie, io non lo guardo in live, ma per chi ce lo guarda in live credo che sia molto pericoloso a livello di sonno. Cioè, perché poi ci lamentavamo dei pay per view della WWE e dell'epoca che duravano tantissimo, con quelli W non scherzano. Niente. Vabbè, io su questo match dico vince Cole, anche comunque deve arrivare forte al match con MJF futuro e anche al match del torneo di coppia. Voi che dite? Vabbè, palesemente vincerà Cole. Sì, anche perché alla fine comunque non è che Tom Lawlor abbia chissà che nome. No, semplicemente farà gli farà fare una bella figura a Cole, ma alla fine perde, cioè in maniera onorevole, tutto qua. Che sì, ci sta, secondo me. Casta? Ma vincerà Cole, più che altro per tenerlo in rampa di lancio contro MJF per il titolo mondiale. Poi per il match potrebbe essere buono, vedremo se i due stili, quello più MMA di Tom Lawlor e quello più tecnico di Adam Cole, riusciranno a mischiarsi bene, però credo che a vincere sarà quello che dovrebbe essere il futuro primo sfidante al titolo di MJF. Sì, quello assolutamente sì. Passiamo al prossimo match. Collegando la situazione di Adam Cole, match valido per il titolo AEW. Da una parte MJF, dall'altra parte, Hiroshi Tanahashi. Qui mi è piaciuto anche come sono riusciti a convincere MJF. Praticamente praticamente nel promo di mercoledì di ieri di Dare mi ha detto: visto che ti ritieni coraggiosa, ma perché non vuoi affrontare Tanahashi? E lui semplicemente MJF ha detto perché non gli frega niente, e Cole ha giocato che lui è un codardo e un campione senza palle. Alla fine poi MJF innervosito ha detto di sì, cioè, questa è la costruzione, perché MJF non voleva dare spazio a Tanahashi, che ci sta a livello di personaggio anche MJF, perché sì, ha una voglia di dare spazio.
Ma poi oltre a quello MJF, da quello che ho sentito, tipo penso sempre nel personaggio, dice che, lui schifa la New Japan Pro Wrestling praticamente. Vabbè, in personaggio lui è praticamente la versione anti-EW cocco di Vince, praticamente, perché c'ha anche aveva anche, mi sembra, il polso con una frase di Vince McMahon praticamente. Sì, sì, che tipo che Vince aveva ragione riguardo ad Adam Cole. Che non è all'altezza. Sì, ovviamente si tratta tutti di rumor di internet. Poi magari era vero, no? Quello magari potrebbe, magari era anche vera questa cosa, ma qui l'hanno un po'. So, perché so che Triple H e Shawn Michaels ci puntavano fortissimo su Cole, quindi chi lo sa, magari non piaceva al vecchio. Sì, non piaceva al vecchio. Comunque sto match a livello sarà molto comedy. Anche secondo me sarà anche un bel match. E MJF, ma vabbè, qui palese vincerà MJF, vincerà Strasporco sto match. Cioè, diciamo che se fossimo stati, se la AEW non si chiamasse Ring of Honor, avrei detto Tanahashi vincitore, visto che la New Japan non dava vittoria alla Ring of Honor. Visto che c'è l'AEW di mezzo, c'è Tony Khan che ha un potere più forte, vince MJF sto match. Anche sarebbe uno scandalo, secondo me, dargli il titolo a Tanahashi. Il fatto che Tanahashi in Giappone è tipo un idolo, una roba allucinante. Ha vinto, forse è stato quello che ha vinto più volte il titolo della New Japan, titolo sì, IWGP. Sì, è praticamente insieme a Okada il John Cena della New Japan. Sì, mi viene quasi da pensare che se Okada è il Cena, Tanahashi è tipo il Jericho o qualcosa del genere. E Tanahashi ha 46 anni. Ha 46 sì, però, anni. Sì, però è una forma atletica allucinante. Sì. Potrebbe essere uno dei migliori atleti giapponesi della sua generazione, forse in assoluto addirittura. Siamo a Okada, secondo me. Siamo a Okada. Eh sì, sono d'accordo. Quindi sì, ovviamente anche secondo me vince MJF comunque. Perché l'AEW comunque ha un forte potere, non è come la Ring of Honor. No, anche perché far finire il regno di MJF contro Tanahashi, cioè, sarebbe uno spreco. Uno spreco grosso. Sì. Sarebbe uno spreco anche perché sì, Tanahashi è un grande nome, però non c'è uno storyline dietro. Sostanzialmente, anzi MJF neanche lo voleva fare questo match, quindi cioè, è stato costretto, diciamo. Sì, la storyline principale però appunto era MJF contro Adam Cole, e questo match di fatto è un filler sostanzialmente. Sì, assolutamente sì. Comunque Tanahashi ha vinto 8 volte il titolo del mondo e 2 volte campione intercontinentale, per statistiche. Meku per dire, cioè, porca miseria. 8 volte, sì, nel giro di 15 anni. Comunque lui è arrivato in New Japan, credo negli anni 90 addirittura. Sì, sì, no, è una leggenda Tanahashi. Sì, in Giappone, assolutamente leggenda. Lui ha debuttato nel 99 ottobre, quindi cioè, ragazzi miei, questi capire la leggenda di Tanahashi, che sarà su me anche un futuro Hall of Famer della New Japan, perché credo che in WWE non prenderà mai l'Hall of Fame, anche perché non ha mai fatto niente in WWE. Quindi. Cioè non ci ha mai neanche messo piede. Certo, la WWE molto spesso ha fatto entrare gente nella sua Hall of Fame che magari non ci ha neanche messo piede, lo sa. In New Japan però sì, poco ma sicuro. Vabbè, se faranno, ti riferisci se fanno la Hall of Fame devono metterci il suo nome, su Okada sicuramente. No vabbè, tu ti riferisci forse a Muta, ma Muta aveva fatto qualcosa in WCW praticamente. Muta sì, però Muta sì, è stato messo nella Hall of Fame della WWE, che se non sbaglio non ci ha mai neanche messo piede. No, l'hanno messo perché lui praticamente, perché ha fatto qualcosa in WCW e hanno collegato sta cosa per metterlo poi nella Hall of Fame, citando anche robe del New Japan ovviamente. Mm-hmm. Se no non l'avrebbero sì, messo, non credo neanche me. Che sia, non credo neanche che sia l'unico comunque di tanti altri nomi, tipo anche il resto del passato che magari non sono mai stati in WWE ma che hanno fatto la fortuna nei territori di tipo l'NWA, l'AEW eccetera eccetera. Sì, tutti il resto del passato comunque. Sì. Casta, chi vince secondo te? Secondo me vince MJF alla fine. Hiroshi Tanahashi in Giappone i suoi traguardi li ha raggiunti, è stato l'ace prima di Okada all'interno della New Japan Pro Wrestling. Questo match serve giusto per dare una difesa titolata ad MJF all'interno di Forbidden Door, soprattutto
serve per regalare un palcoscenico americano a Hiroshi Tanahashi. Quindi dico MJF anche perché farlo perdere a Forbidden Door non mi sembra il caso, soprattutto quando stai continuando una storyline con Adam Cole, soprattutto stai continuando la storyline per quanto riguarda la cosiddetta tra virgolette bidding war del 2024. Sì. Mm-hmm. Andiamo avanti, passiamo al match valido per il titolo mondiale IWGP, quindi il titolo principale della New Japan Pro Wrestling. Sanada difende la cintura dall'assalto di Jungle Boy Jack Perry. Jungle Boy Jack Perry che sarà accompagnato da uno. Allora, questo match che sinceramente ha poco, anche qui un po', anche qui hanno annunciato un po' a cazzo. Sì. Perché molti mi dicono Forbidden Door, grande costruzione, costruiti tutti i match perfettamente. No, costruiti tutti sui suoi. No, non sono minimamente d'accordo. Cioè qui semplicemente Sanada ha detto voglio combattere Forbidden Door, faccio un open challenge, e Jack Perry ha detto sì, mi propongo io. Questa è la costruzione, cioè. Sì, semplice. Costruzione praticamente zero, tipo me want a title match, siamo là. Poi io ripeto, il match sarà bello, comunque Sanada è molto bravo, credo sia il campione New Japan con a livello di importanza con poco star power, perché mi piace, cioè l'anno scorso era Okada, adesso sei passato a Sanada, vabbè. Cioè, un po' calato un po' a livello di qualità nella New Japan, a livello di campioni, perché no l'anno scorso era Jay White campione, corretto, non Okada ovviamente. Detto ciò, vabbè, qui vince Sanada il match, perché Jack Perry credo che stanno secondo me costruendo qualcosa con Hook. Non so se lo gireranno il Jack Perry per andare contro per il titolo FW di Hook o faranno altre cose, però faranno qualcosa loro due secondo me, che porterà a mandarli uno contro uno. Detto ciò, vince Sanada, ragazzi, questo è anche un altro match scontato dove il campione di Japan non cambierà la cintura, anche perché Jack Perry, con tutto rispetto, non ha un nome importante per andare da campione in Japan, in Giappone. No, anche perché Sanada è quello che ha sconfitto Okada, per intenderci, quindi non penso proprio che i giapponesi farebbero perdere Sanada contro, cioè farebbero perdere Sanada contro Jungle Boy, con tutto il rispetto, sinceramente. Una scelta un po' del cavolo se dà il titolo a Jungle Boy. Se considera che Sanada ha battuto appunto Okada, che era l'ace della New Japan, e me lo fai perdere contro Jungle Boy? Non ci credo, sinceramente. Ma quando aveva vinto? In che evento aveva vinto il titolo Sanada, se non sbaglio, nell'evento, aspetta, qual è stato? Non credo Wrestle Kingdom. A coso? No, è stato Sakura Genesis. Sakura, quindi da poco, penso. Sì, se non sbaglio Sakura Genesis è stato fatto, beh no, oddio, l'8 aprile. È stato fatto comunque poco più di 2 mesi fa. Ah. Sì, a parte che comunque è campione, sì, diciamo da 75 giorni. Però comunque, ripeto, io non penso proprio che Sanada si perderà la cintura, la perderà contro Jungle Boy. In un evento tanto come questo qui. No, secondo me se perderà la cintura la perderà più avanti. Comunque sì, anche Sanada, un po' come Okada, un ex TNA tra l'altro, ex campione della X Division. Sì, infatti per giocare Sanada mi è comparso Hirooki Sanada, che non c'entra nulla, che è un attore giapponese. Perfetto, benissimo. Praticamente, perché ci sono tanti Sanada in Giappone, da quello che vedo. Sì, beh, questo è Seiya Sanada. A un certo periodo anche in TNA aveva cambiato gimmick ed era diventato The Great Sanada, che era praticamente un'imitazione di The Great Muta. Comunque no, aveva fatto anche lo schiavetto di James Storm, cioè hanno sto vizio di trattare di merda i fenomeni del Japan in TNA. Infatti per quello l'avevo paragonato a Okada, perché se mi ricordo il periodo di Okada in TNA veramente era un jobber allucinante con la maschera, tra l'altro. Cioè, ma anche gli Young Bucks che venivano trattati come gli imbecilli, ma in TNA. Sì, i Generation Me. Vabbè, certo che la TNA ne ha avuti di atleti di talento, li ha, è riuscita veramente a trattarli di merda in una maniera allucinante.
Sì, ma c'è, possiamo fare la lista di gente. Più che altro sai cosa? Che la maggior parte di loro non erano ex WWE, purtroppo. Quelli invece li vendevano, si mettevano a 90 letteralmente ogni ex WWE che saltava fuori. Sì. Era, si chiamava Okato, mi sembra, in tinese, se non ricordo. Sì, in TNA, lasciamo stare, perché era praticamente il periodo di escursione di Okada. Ecco, abbiamo visto, sì, come è stato il periodo di escursione. Era diventato Okato, se non sbaglio, sì, aveva anche una maschera che gli copriva il volto, se non sbaglio era assieme a Samoa Joe, tipo. E la New Japan era parecchio incazzata per tutto ciò. Non faccio fatica a crederlo, sinceramente. Cioè, vedere un atleta futuribile che sarebbe diventato futuro campione trattato come un jobber qualsiasi. No, sì. Decisamente. Sì, anche perché poi da quel momento in poi la New Japan non fece più una collaborazione con Impact, con Daltini. Sì. Decisero, diciamo, di dire basta. Ci sono voluti molti anni prima che tornassero a fare affari assieme e che tra l'altro la TNA venisse ridimensionata e di parecchio anche. Come sì, ha detto. È la quarta federazione di importanza, se vogliamo dire. Sì. Dobbiamo essere buoni. Siamo molto buoni. Perché ci vanno gli scarti là della WWE e qualche scarto della New Japan anche. Sì, anzi diciamo pure che gli scarti della New Japan là hanno anche parecchia considerazione adesso, tra l'altro. Vabbè, comunque vince Sanada, anche te dici Sanada, il Cesare Cast anche sì. Te. Sì, anch'io Sanada, cioè Jungle Boy non mi sembra abbia la credibilità necessaria per vincere il titolo principale della federazione giapponese. Quindi, dico tutta la vita sì. Sanada, anche perché con Sanada hai costruito un inseguimento al titolo di ben 3 anni. Non avrebbe senso farlo perdere al primo colpo contro il mid-carder dell'AEW, perché in questo momento Jungle Boy nella gerarchia è un mid-carder. Sì, infatti non è ancora diventato un top player sì. Jungle Boy. Esatto. Lo diventerà forse. E non ha ancora vinto un titolo singolo. E su questo... Sì, sembra strano che il suo vecchio compagno di squadra, Luchasaurus, l'ha anticipato su questo. Infatti non stupitevi se ci fosse uno split in futuro tra Jungle Boy e... Sì. Sì, per dargli quella cintura che si tira niente. Vabbè, quantomeno gli dai una cintura, però... Sì, la cintura Fact World di cose di Taz. Sì, la cintura creata dal padre. Sì. Cioè, sarebbe bello se tipo vince il titolo e quello spacca quella cintura in da heel, dire non me ne frega un cazzo di sta cintura ed è il modo per toglierla in mezzo. Sì. Che poi il bello è che quella cintura viene addirittura dalla ECW originale ed è stato un titolo che ha creato Taz tipo per sfregio quasi. Sì, l'ha usato per dare soprattutto per dire guarda il mio cliente è campione, questo vuol dire che è forte e importante. Il primo campione esatto. Fu Cage, Brian Cage, ricordate? E poi esatto. Passasse la prima con Ricky Starrs e adesso con Hook, praticamente. Esattamente. Cioè, ci sono stati i mini cambi di cinture del titolo TNT, quindi, per dirti con questo. Non che ci volesse molto, praticamente, ma... Il che è tutto dire. Andiamo avanti. Andiamo avanti, passiamo ai due match principali. Naturalmente partiamo dal match valido per il titolo degli Stati Uniti IWGP, il rematch che tutto il mondo aspetta dopo la bellissima, la eccellente prestazione di Wrestler Kingdom. Da una parte Kenny Omega, dall'altra Will Ospreay. Questo... sarà il match da sé, secondo me se la gioca con il match con Okada e Brian Danielson, perché sarà la lotta chi farà più sarà la lotta chi arriverà più 5 stelle, secondo me, perché in mezzo secondo me si sparerà un 5 stelle altissimo sia su questo che su quello dopo, forse bisogna arriva anche 6 arriverà anche 20, perché sappiamo che Metzer è un servilista stile giornalistic pro Allegri, ma quello non mi stupisce praticamente. Sì. Che se parliamo di giornalismo italiano, giornalismo soprattutto sportivo, io non ho mai visto un giornalismo sportivo leccare il culo così grosso a un allenatore che sta facendo male come Allegri, ma quello
Ma guarda, io proprio i giornalisti italiani in generale, non solo quelli sportivi, veramente sono dei lecchini di merda. Ah, anche perché magari, o perché sono amici o perché vengono pagati per dire queste cose. Esattamente. E De Metzer è amico di Omega, amico dei Bucks, infatti quando dà i voti alti ai match dei Bucks dico ok, vabbè, è incredibile come dito un culo, perché sinceramente dare match 5 stelle a Narak in match di Double Nothing mi sembra un po' esagerato, e non dare 5 stelle a match a 4 dei 4 pilastri, cioè, beh, considera che tra il match tra Shawn Michaels e Undertaker non gli ha dato 5 stelle, che quindi ti fa capire veramente quanto Meltzer ragioni solamente, lasciamo stare, sennò divento volgare. Sì. Poi vabbè, cioè, lui ha dato 5 stelle perché, secondo me, a parte per l'amicizia dei Bucks, perché c'è stata l'esplosione, cioè sti cazzi, bellissimo. Guarda, una delle finisher dei Bucks è Metzel Driver, figurati, quindi questo ti fa capire quanto lui sia di parte. Sì. Vabbè, a parte queste cose, questi attacchi a Metzer, il livello di match sarà comunque ottimo, meno di catastrofi, però l'overbooking secondo me ce ne sarà qua, perché hanno suggerito a Dynamite questa possibile alleanza da Don Callis e Will Ospreay, che io non escludo addirittura che ci possa essere durante il match, con, secondo me, Don Callis romperà le palle durante il match, che questo servirà anche per proteggere Omega e farlo perdere in questo match per il titolo AWGP e del ridare il titolo a Ospreay, visto che deve ritornare campione in quanto lottatore della New Japan. Quindi l'unico cambio di titolo che vedo tra dando un titolo a un lottatore di New Japan è questo qui, ovvero Will Ospreay che ritorna campione degli Stati Uniti, con Omega che poi magari userà questa cosa per giocare, per fare il rematch in Inghilterra, visto che Ospreay giocherebbe in casa praticamente, quindi, e chiudere la vicenda e magari con poi una stretta di meno in Inghilterra praticamente. Mm-hmm. Quindi sì. Io dico Kenny Omega, però ci sarà secondo me overbooking, nel senso che vincerà sporco Ospreay con intervenza di Don Callis o magari qualche membro The Blackpool Pool Combat Club, che questa è la match Omega, insomma useranno sta cosa per cercare di far perdere Omega in maniera sporca. Vai Cesare. Sì, anche secondo me potrebbe andare a finire così. Cioè, per me il cambio di cintura, l'unico cambio di cintura sarà proprio questo qua. Perché ha senso comunque che Ospreay vinca in questo caso, ed è anche possibile comunque che vinca per interferenza di Don Collis, quindi staremo a vedere. Perché comunque magari può darsi che nasca un'alleanza tra i due, da quello che si è visto anche dalla puntata di Dynamite, quindi vedremo. Casta. Ma allora, sicuramente sarà un match molto molto interessante dal punto di vista dell'ottato, il rematch che aspettiamo fin da Wrestle Kingdom, un match che regala molto hype sotto tutti i punti di vista. Credo che a vincere sarà Ospreay questa volta, per andare sull'1-1 e poi fare la bella in quel di Londra a All In, quindi vedremo un po' cosa succederà. Detto questo, credo che sarà il match migliore della serata, anche perché i due già inizio anno hanno dimostrato cosa sono in grado di fare. Adesso vedremo cosa succederà in questo secondo capitolo di quella che potrebbe essere una trilogia a tutti gli effetti. Sì. Minutaggio andiamo sui 15-20, secondo me vanno anche lunghi su questo match, non so voi. Per me vanno anche mezz'ora. Beh, mezz'ora ci starebbe, anche se mezz'ora lo lascerei per Okada, Brian, Dennis, sono capaci secondo me che di arrivare. Ricordo, vabbè, entrambi i match in mezz'ora, non lo so, chissà. Allora, secondo me Brian, Dennis contro Okada potrebbero andare anche sopra la mezz'ora, perché Brian Dennis non è capace di arrivare sopra mezz'ora, ha fatto un match di un'ora con NJF, cioè mm-hmm. Non mi stupirebbe, sì, se fa 30 minuti in più. Comunque mi sono veramente stupito di quel match là, veramente MJF soprattutto mi ha stupito, che non pensavo riuscisse a reggere così a lungo. Beh, quello lì hanno usato anche molto le pause anche. Sì, quello è vero. No, perché di Danielson immaginavo benissimo, nonostante l'età e tutto, comunque è Danielson. Però MJF più che altro era l'incognita. Però sì, dai, ha funzionato.
comunque, andiamo al prossimo match. E andiamo allora direttamente al main event. Da una parte Bryan Danielson, l'American Dragon, dall'altra l'Ace della New Japan Pro Wrestling, Kazuchika Okada. Guarda, questo veramente era un match che volevo sempre voluto vederlo. Comunque sono due lottatori che purtroppo non si sono mai incontrati, perché Bryan Danielson nel momento che Okada è esploso era già in WWE, penso che Okada è esploso proprio in quel periodo tra 2011 e 2012, e Bryan Danielson era già in WWE, sì, in quel periodo era già in WWE. Poi loro due non si sono mai affrontati. Questo è un first time ever, perché io ho guardato a cage match, non si sono mai affrontati due, quindi è un match che secondo me Bryan Danielson ha voluto sempre togliersi questo sfizio, perché prima del suo ritiro uno dei motivi per cui ha voluto andarsene via da WWE e tornare in AEW e soprattutto anche per fare dei match con lottatori del New Japan, e uno di questi è Kazuchika Okada, che è uno degli stimatori di Bryan Danielson praticamente. Detto ciò, abbia mai sfidato con Tanahashi effettivamente, dovrò guardare su cage match forse. No, Tanahashi no, lui ha sfidato l'anno scorso, che aveva affrontato Minoru Suzuki l'anno scorso. Sono dei cazzati. E poi Okada l'anno scorso aveva il match a 4, quindi non hanno potuto fare per motivi, anche perché credo che Bryan Danielson fosse ancora face in quel periodo, prima di girare a lui, quello non hanno mai fatto questo match. Quantomeno qui hai degli allineamenti, uno è heel, uno è face. Sai chi ti fare praticamente, non è match face contro face praticamente, che avrebbe anche avuto senso quando face contro face, spacciandolo come dream match da qui in là. Sì, io in questo altro... caso io in questo caso ti farò spudoratamente per Danielson, perché Okada sì, lo adoro, ma in Giappone ha frantumato le balle, diciamo. Però vincerà Okada secondo me questo match, lo dico. Sì, è probabile. Okada è uno che raramente jobba. Cioè, i suoi job li ha dati, ma comunque... è veramente pochi ne ha dati. Allora, i cimici di merda, vai avanti. Qualche job effettivamente l'ha dato, però sempre molto pochi. Ha sempre avuto regni molto lunghi, molto dominante. Sì, non penso effettivamente che Okada conceda il job a Danielson, anche se Danielson... si meriterebbe tutto, secondo me. Quello assolutamente sì. Perché altro è un match che l'hanno è un dream match che credo è stato annunciato anche questo sui social. Però a differenza dei match che sono stati costruiti a cazzo, qui c'è una costruzione. Quantomeno è da due mesi che Bryan Danielson chiede questo match, anche di più, penso. Sì, penso in realtà che sia addirittura da quando ha lasciato la WWE che vuole effettivamente questo match. Comunque, e penso che su sta cosa forse avrebbero potuto puntarci forse un po' di più, tipo dire io l'unico motivo per cui ho lasciato la WWE è per scontrarmi contro di te o qualcosa del genere. Sì. Comunque, vabbè, io dico Okada qua, perché penso il match sarà... Io ho detto andiamo, superiamo anche la mezz'ora. Se il main event arriviamo tra la... mezz'ora e 35 minuti. Sì. Poi vediamo quello che succederà. Bryan Danielson finito dopo sta sconfitta, credo che lo vedremo più nervoso, nel senso che rosicherà, lo userà per poi diventare ancora più nervoso e cercare di accecare qualcuno. Sì. Sì, poi penso che probabilmente esploderà. Magari ti dico, io a Danielson non ce l'avrei visto male con la cintura, però non credo che vogliano dargliela adesso con MJF campione. No, secondo me non la vincerà mai la cintura, secondo me. Quella è la mia idea. Non lo so, perché tipo un ultimo regno run titolata gliela darei. Mi sembra che sia un lottatore che lo usano per cercare di pushare i giovani. Nel senso, qualche vittoria lo ottiene, ma lo usano maggiormente per cercare di far lavorare i giovani là, i prospetti delle W. Beh, sì, ci sta anche tutto sommato, perché in fin dei conti Danielson ha avuto una carriera incredibile e se lui stesso poi tra l'altro è una persona molto disponibile a lanciare i giovani, quindi secondo me lui per primo è d'accordo con quest'idea comunque. Sì.
Comunque, vabbè, io dico Okada, tu cosa dici qua? Sì, anch'io dico Okada. Casta? Anch'io dico Okada. Sicuramente l'hype è più su la qualità in ring rispetto al risultato, quindi io dico Okada, anche perché Danielson le sue vittorie in carriera se le prese. Sì, l'uomo che ha sconfitto l'Evolution in una sola sera praticamente, a parte vabbè Ric Flair, ma perché lui era ritirato. Sì, quello assolutamente sì. Vabbè, mezzo, io qui abbiamo detto mezz'ora 35 minuti, sarà il main event. Ci divertiremo sicuramente vedendo questo match. Io mi aspetto tanto da questo match, perché questo match ha le aspettative per essere il match a 5 stelle, e se non riescono a superare le aspettative rimarrei molto molto deluso. Sono voi. Sì, beh. Sì, beh, sarà abbastanza lungo. Sarà molto molto lungo come match. Però sì, se mi ricordo precedente tra Danielson e Kenny Omega, non penso che questo qua sarà un brutto match, assolutamente. No, okay, che a meno che non sia l'avversario uno, ma là non lo so, più che altro perché Okada sì, è uno stile stiff. D'altra parte c'è Danielson che nel corso della sua carriera ha subito molti infortuni, ma d'altro canto, conoscendo Danielson, secondo me è anche capace di concludere il match con una gamba rotta, conoscendolo. Sì. Va bene, direi, abbiamo detto tutto. Adesso diamo un po' i pro e i contro di questo pay-per-view, come facciamo di solito, come abbiamo fatto nei pay-per-view WWE, nel pay-per-view di NXT. Allora, quali sono i pro secondo voi? Parto da Casta, poi da Cesare, poi vado io. Allora, i pro sono sicuramente i match più importanti della card, ovvero sia Kenny Omega contro Ospreay, Bryan Danielson contro Okada. Tutto il resto rimane, non dico contro, però un po' nell'intermedio, perché comunque Sanada contro Jungle Boy può essere un buon match, però non ha quel star power necessario, ecco, per essere un match di rilievo. MJF contro Hiroshi Tanahashi può essere un buon incontro dal punto di vista dell'entertainment. Il resto è tra il buono e il sufficiente a tutti gli effetti. L'unico match che mi potrebbe deludere è Tony Storm contro Willow Nightingale, ma sappiamo la situazione della divisione femminile in quel della AEW. Quindi ti dico, sicuramente tre pro metto Kenny Omega contro Will Ospreay e Bryan Danielson contro Kazuchika Okada. Poi tra il buono e sufficiente metto Sanada contro Jungle Boy, MJF contro Hiroshi Tanahashi, tutto il resto della card. Tra i contro metto Tony Storm contro Willow Nightingale. Il vero contro è che comunque alcuni match sono talmente prevedibili che sappiamo già che succederà poco o niente. Cesare? Allora, tra i pro direi che metterei quasi tutti i match del pay-per-view. Probabilmente l'unico che non mi suscita troppo interesse è più che altro Adam Cole contro Tom Lawlor. Però, detto questo, penso che anche quello sarà un match di rilievo. Comunque, in ogni caso, non credo che ci sarà un match al di sotto dell'insufficienza, perché veramente vedo difficile che con atleti di questo livello venga fuori un brutto match. Comunque, direi che, a parte appunto il match tra Kenny Omega e Will Ospreay, quello là tra Danielson e Kazuchika Okada, tutti gli altri sono dei match comunque che hanno meno storia, meno star power dietro. Cioè, giusto MJF contro Tanahashi probabilmente è un match che mi interessa, o anche quello tra il BCC e l'Elite, ma il resto, tipo anche Sanada contro Jungle Boy, sinceramente per il campione mondiale della New Japan vedrei magari un avversario di tutt'altro livello, in tutta sincerità, rispetto a Jungle Boy. E poi il resto, comunque, anche cose CM Punk contro Satoshi Kojima non è che mi faccia anche qua urlare al miracolo. E anche lo stesso posso dire del match per il titolo femminile. Quindi sì, tra i contro probabilmente metto questo match qua. Questo è anche il match tra CM Punk e Kojima.
in questo caso, perché non mi creano particolare interesse. In ogni caso, comunque, tra i contro metterei anche il fatto comunque che non abbiano fatto chissà che storyline, che costruzione per questo evento. In ogni caso, secondo me avrebbero potuto fare ancora meglio. Hanno fatto meglio dell'anno scorso, però si può fare ancora meglio, magari per l'anno prossimo. Magari l'anno prossimo possono riuscire a fare qualcosa di migliore sotto questo punto di vista. Sì, quello assolutamente sì. Allora, i miei pro e contro, allora ti dico, sicuramente è un evento costruito meglio rispetto all'anno scorso. C'ha match trainati da due main event top, che ne hanno promossi molto anche dal quella, nella promozione di Forbidden Door per acquistare PPV, ovvero Kenny Omega contro Will Ospreay e Brian Dennis contro Okada, che sono i due secondo me top main event di questo evento. Il resto sono i match così, per dire, facciamoli combattere per evitare di lasciarli fuori dai PPV e per fare questa cosiddetta guerra tra i W in Japan, che non è assolutamente, non esiste. Cioè, molto forzato il match tra Sanada e Jack Perry, messo così, straforzato il match tra Cole e Tom Lawlor. Match che me ne... allora, il match non me ne frega niente, sono sinceramente, ce n'ho due che non me ne frega niente di match, che è purtroppo quello femminile, perché Tony Storm contro Will Knight l'ho già visto a Rampage in vari show e so com'è il livello lottato dei due. Il match, purtroppo, anche uno di Six-Man che non mi interessa, è quello del Black Combat Club contro l'Elite, perché sinceramente è un match di transizione. E purtroppo il match di CM Punk, perché sinceramente è un match tra un main eventer e uno che in New Japan fa il mid carder, se va bene, cioè un ex, anche un ex veterano praticamente, quindi, cioè, per dirti. Match pro, ripeto, sono i due main event e anche il match di Jeff può essere, secondo me, molto divertente, pure quello tra Sanada e Jeff Perry. Il resto, sinceramente, se lo skippate non è che è uno scambio, cioè, credo che anche il match a 4 per tutti i tanti, però il resto potete tranquillamente skippare, perché come di robe clamorose non succederà nulla. Sì. Infatti anch'io tipo vedo solamente un cambio di cintura, che è quello per il titolo IWGP degli Stati Uniti. Sì, penso, magari possono fare un cambio di cintura per una notte, titolo tipo, sto pensando, titolo international. Sì, però non lo, non lo faranno, secondo me, anche perché sarebbe uno spreco grosso. Certo. Più che altro magari che non vogliono dare il titolo a, visto che vanno in Inghilterra, magari che lo diano a Zack Sabre Jr. Boh, chi lo sa. Bah, non so, c'è star tre mesi con... può anche essere, però il problema è che bisogna vedere se ci credono in Zack Sabre Jr. per fargli fare poi tre mesi di regno. Cioè, anche perché fallo terminare in un match a 4 il titolo dopo che lui ha vinto anche una Battle Royale con 20 uomini sarebbe un po' un spreco. Cioè, deve esserci un avversario grosso per fargli perdere la cintura, secondo me. Quindi sì. C'è uno da lanciare, da renderlo dominante, no? Zack Sabre Jr. Sì, che lo usi tre mesi e poi sparisce di nuovo quando poi si batta già la cintura là per della Ring of Honor, per dire, il titolo sì. Televisivo era, cioè, e mentre sì, Daniel Garcia lo vedo abbastanza in caduta libera, quindi a Daniel Garcia credo che lo pusheranno in Ring of Honor, semplicemente sta là, cioè, no? Più di così, cioè, ma è quella la sua dimensione, a meno di cambi di personaggio praticamente. Io direi, avete detto tutto, credo che le quote di Forbidden Door ci sono. Sì, però sono veramente ridotte al lumicino, ve le metto subito, sono giusto i match principali. Prendete un attimo che vado a mettere le quote, ecco qui, riesco, perfetto. Sento sto ritorno di... sì, si sento... Vieni a te forse. Aspetta un po'. Allora, MJF meno 5.000, Hiroshi Tanahashi più 1.000. Will Ospreay meno 300, Kenny Omega più 200. Sì. Sanada meno 5.000, Jack Perry più 1.000. Sì. Katsuchika Okada meno 550, Brian Danielson più 325.
Ok. Questo ciao, non vedo robe clamorose dalle quote, sì, sinceramente. Un po' scontato. Tutto abbastanza scontato. Mi sembra abbastanza scontato sto Forbidden Door. Cioè, io per quello dico che è un Forbidden Door basato, sì, molto non sullo credo tattico. Neanche io che ci saranno grandi sorprese. Sì, per quello considero un Forbidden Door basato solo sull'ottato e sui due main event, piuttosto che sulla continuazione delle storyline. Mi sembra che molte storyline sono andate in pausa per il fatto che c'è di mezzo Forbidden Door al momento. Sì, sembra quasi un evento di transizione, proprio c'è sto show che dobbiamo fare in collaborazione con la New Japan, facciamolo e dopo andiamo avanti con le storyline importanti. Andiamo avanti con le storie importanti e iniziamo a costruire il PPV inglese, praticamente. Che è quello che si chiama All-In. All-In e poi due settimane dopo. Sì. Che poi si chiama All-In, che sarebbe lo show di fatto che ha dato vita alla All Elite Wrestling, se vogliamo. Anche se di fatto non era legato direttamente all'All Elite. Sì, intanto mi confermano breaking news, Fuego de Sol ha lasciato le W. Sì, esatto. Vedremo se verrà ingaggiato da WWE. Chi ha lasciato? Fuego de Sol. Ah, Fuego de Sol. Ah, ok. Sì, vabbè. Oh no, anyway. Verrebbe da dire sti cazzi, se mai va in Impact, la WWE non lo compra, si dice. Sì, pazienza, vabbè. A parte che sì, Fuego del Sol, secondo me, è stato messo sotto contratto più che altro per fare un favore al suo amico, che se non sbaglio era Sammy Guevara. Sì, sono amici Fuego del Sol e Sammy Guevara, praticamente. Ma di fatto era un jobber, è sempre stato un jobber e nient'altro. Vabbè, direi che abbiamo detto tutto, direi cast di dare i nostri prossimi appuntamenti. Sì, noi naturalmente con il canale YouTube della Chiesa del Wrestling ci vedremo per i pronostici di Money in the Bank, visto che ci sarà un ulteriore pay per view. Poi naturalmente nelle settimane successive ritornerà l'appuntamento col podcast. Sì, ricordate ragazzi, settimana prossima stiamo preparando qualcosa, non lo dico altro. Esattamente, quindi preparatevi, vi daremo l'annuncio sui nostri social. Detto questo, iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdere nessuno dei nostri contenuti. Io ero Cassa e con me ci sono stati Cesare. È stato un piacere a tutti e buon Forbidden Door. E Nick. Grazie a tutti ragazzi, buon venerdì a tutti, ci vediamo alla prossima e buon Forbidden Door a tutti, ovviamente. Esattamente, buon Forbidden Door a tutti. Noi ci vediamo settimana prossima perché ci avviciniamo sempre di più al pay-per-view di Londra, ovvero sia WWE Money in the Bank. Grazie a tutti per averci seguito. Seguiteci sui nostri social, Facebook, Twitter, Instagram, sul canale YouTube della Chiesa del Wrestling, sul canale Viola di The Click Official e sul canale YouTube di The Click. E quindi stay tuned, stay click, stay Chiesa del Wrestling. Alla prossima! Ciao! Ciao.